Mi chiamo Gideon e sto per morire. Sono nato in un mondo ormai distrutto da molto tempo. Alcuni dicono che io abbia contribuito al suo annientamento. Altri, meno indulgenti, credono che io sia stato l'unica causa della sua fine. Allora non mi importava, poiché ero accecato dalla mia rabbia ipocrita. Ma poi è arrivata la resa dei conti. Ho incontrato altri viandanti, le cui convinzioni contrastavano con le mie. Il loro potere mi ha insegnato l'umiltà, i loro principi la moderazione. Così ho deciso di imparare dai miei avversari. Avrei agito meglio, sarei stato migliore. E avrei combattuto proprio il tipo di tiranno che ero diventato. Per anni ho lottato in infinite battaglie. E ogni volta ho vinto. Fino ad ora. Chi l'avrebbe mai detto? Io che sacrifico la mia vita per salvare proprio te, Liliana Vess. Se non lo stessi vedendo, non ci crederei nemmeno io. Eppure, avevo ragione. Sapevo che c'era del buono in te, Liliana. Sono contento che tu abbia mantenuto la promessa. E ti capisco. Anche io ho paura. Non voglio morire. Però sai una cosa? Ne è valsa la pena. Capisci adesso? Cosa si prova ad essere nel giusto? Che effetto fa essere liberi? Ho dato tutto me stesso. E non è stato abbastanza. Ma ho un piano. Ho fatto l'unica cosa che il mio avversario non avrebbe mai potuto fare. Ho trasformato i miei nemici in miei alleati. Adesso tutto ciò che posso fare è sostenerli. È sostenere te, la nostra ultima speranza. Mi raccomando, fate del vostro meglio. Mamma, amici, sono tornato. Questo è il mio giuramento, per la giustizia e per la pace. Io, Gideon Niura, sarò un guardiano. E quando qualsiasi nuovo pericolo minaccerà il multiverso, io continuerò a vegliare con voi al mio fianco.
Ciao a tutti, sono Lemon, sono il ragazzo che in questo video ha fatto la parte di Gideon Yura. Sono abbastanza un neofita di Magic, quindi spero di averlo reso al meglio. Ho un piccolo canale di YouTube in cui porto doppiaggi di anime, in particolare JoJo's Bizarre Adventure, al quale sono particolarmente legato, ma anche parodia, Bridget. Quindi se vi piace la roba del genere vi consiglio di farci un salto, a me fa solo piacere. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e tanti saluti. Ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta. Anche stavolta ce l'abbiamo fatta. L'antico vaso andava portato in salvo. E noi, con quanti mesi di ritardo, abbiamo pubblicato questo speciale dei 1000 iscritti, che ormai siamo a 1500. Allora, ce l'abbiamo fatta. Io voglio dirvi una cosa: io sarò lento, sarò pigro, ok? Il mio computer e la mia connessione sono del terzo mondo, però vi assicuro che dietro questo speciale ci sono parecchie ore di lavoro. Io cerco sempre di alzare un pochino l'asticella, perché credo che uno dei segreti, sono convinto che uno dei segreti per continuare a fare quello che sto facendo, ma soprattutto per farlo bene, sia farlo tanto per me quanto per voi. Questo credo sia uno dei segreti. Deve piacermi quello che faccio. E penso che questa sia una delle cose più importanti in questa attività, chiamiamola così, dello YouTuber. È inutile che dico che siamo 1000 ormai, perché non siamo 1000, siamo 1500, quindi è inutile pure che dico che il prossimo speciale sarà 1500. Tipo, siamo 1470 in questo momento che sto registrando, quindi tipo fra una settimana già saremo 1500 e quindi io appena finisco questo speciale mi devo già mettere al lavoro per il prossimo, cioè dovevo già mettermi al lavoro per quello dei 1500. Sì, lo so, avevo detto che avrei fatto lo speciale su Chandra, soltanto che ci sono stati degli sviluppi nella storia e tutto quanto che hanno creato un terreno fertile per questo speciale e penso che fosse quasi obbligatorio farlo. Ci sono stati vari impedimenti. Inizialmente non sono riuscito a trovare una voce che mi piacesse, che fosse adatta e che fosse disponibile ovviamente a fare tutto questo sbattimento. Infatti vorrei prima di tutto ringraziare Andrea e fargli i complimenti per il lavoro che ha fatto. Veramente grazie. Mi raccomando di andare al suo canale, se vi interessa iscrivetevi, date un'occhiata, ascoltate la sua voce. Grazie Andrea, perché veramente io sono un rompipalle, ragazzi. E quindi Andrea è stato, come anche Elena la volta scorsa, Andrea è stato pazientissimo e gentilissimo. Vi ricordo, se non l'avete fatto, di andare a guardare lo speciale della volta scorsa, quello dei 700 iscritti, perché penso che sia molto bello anche quello e che meriti molte più visualizzazioni. Fatemi sapere se questo speciale vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, anzi fate sapere direttamente ad Andrea cosa ne pensate della sua voce e della sua interpretazione. Fatemi sapere se volete vedere altri speciali così o se volete un pochino cambiare registro. Io penso che continuerò su questa strada perché mi stanno piacendo veramente troppo. Mi sta piacendo veramente troppo, nonostante il sudore che ci sto mettendo, ma proprio a livello fisico, no, non per montare, a livello di impegno, pure quello. Però il sudore perché è arrivata l'estate ormai e io in questa stanza con il computer, con questo computer, sono già a 40 gradi qua nella mia stanza, quindi sto proprio buttando sangue certe volte. Non vi do delle garanzie per il prossimo speciale, sarà un personaggio femminile, quasi sicuramente. Quindi vediamo cosa riesco, perché a me piacerebbe sfornare tantissime di queste storie. Io sono, ormai lo ammetto, ma penso che ormai lo sapete anche voi, io sono ormai un fanboy sfegatato, da questo punto di vista, perché questa è, ricordiamocelo, queste non sono. Io ancora non ho letto il libro, perché sta arrivando, dovrebbe arrivare domani. Io ancora non ho letto il libro, quindi tutte queste storie che sto facendo sui Planeswalker sono basate ovviamente sulle storie vere, ma un pochino lo sviluppo oppure l'introspezione è opera mia. Quindi non sono altro, ricordiamoci che questi video non sono altro che fanfiction, per quanto possano essere elaborate, eccetera, eccetera. Sono i deliri di questo povero
di questo povero fanboy che ormai si è perso nel mondo di Magic. E niente, se vi piacciono questi deliri, allora penso proprio che continuerò a delirare. Una delle difficoltà, dicevo, che mi impediscono di sfornare molto materiale da questo punto di vista è che appunto il materiale di base non è molto ricco, le animazioni non sono molto ricche, non è tanto bello vedere un video solo con le immagini che scorrono, mentre le animazioni danno quella cosa in più al video, e purtroppo di animazioni ancora ce ne sono pochine. E io non posso permettermi di fare animazioni sempre, perché anche lì animare le illustrazioni vi assicuro che ce ne vuole di tempo, di lavoro e di competenza. Beh, penso sia... Intanto, come fanno di solito gli youtuber ormai, quando arrivano a questa cifra, grazie mille. Siamo tantissimi ormai. Vorrei ringraziare Andrea, vorrei ringraziare la mia ragazza, senza la quale non avrei potuto star dietro a tutta la parte grafica, diciamo, del canale, e che mi ha aiutato tantissimo, mi ha supportato. Vorrei ringraziare i miei amici che mi hanno supportato, che mi hanno aiutato in questo viaggio, che ormai è da un anno che stiamo facendo questa cosa, che sto facendo questa cosa. E quindi è un piccolo traguardo, è una soddisfazione. È arrivata la monetizzazione. Non stiamo parlando ancora di un secondo lavoro, stiamo parlando di qualcosa per arrotondare, qualche spicciolo per potersi permettere i vizi del gioco. Quindi probabilmente vi porterò... Ecco, per esempio, questo speciale potrebbe sembrare, lo ammetto, potrebbe sembrare una sorta di spot pubblicitario molto elaborato per vendervi lo spellbook di Gideon. Se volete supportarmi lo potete comprare, non so ancora se c'è il link, se c'è comunque se lo posso fare lo trovate in descrizione, ma non credo sia ancora stato messo in vendita. Sembra uno spot pubblicitario del coso di Gideon, dello spellbook di Gideon, però in realtà era solo perché... ci sono stati questi sviluppi nella storia, mi è piaciuto fare lo speciale su di lui. Quindi, grazie alla monetizzazione, adesso io potrò permettermi magari delle cose che prima non potevo permettermi. Magari, appunto, lo spellbook di Gideon, magari gli artbook, per portarvi anche delle cose nuove, degli altri contenuti sul canale, cose che prima non potevo fare. Quindi grazie veramente tantissimo, e spero che continuerete a supportarmi in tutto questo. Non c'è molto altro da dire. Penso che sia già abbastanza. Ah, sì, avevo intenzione di... tornare live a breve con Twitch, perché credo che a breve comprerò un nuovo computer, devo fare ancora due conti, spero di riuscire a farlo prima possibile, comunque siamo addirittura d'arrivo, massimo la fine dell'estate si torna operativi. Visto che siamo a 1000 iscritti, facciamo una sessione di domande e risposte, quindi in qualsiasi posto volete, se volete scrivermi sulla pagina, sul gruppo Facebook, su Discord, in privato, eccetera eccetera, l'importante è che specificate magari per la Q&A, se volete farmi qualche domanda, e se ci sono abbastanza richieste possiamo fare un video a parte con le domande e le risposte. Altrimenti io penso che già questo speciale sia abbastanza, spero anche per voi sia stato abbastanza, e ci vediamo con il prossimo dei 1500, che spero arriverà presto, ma non arriverà subito sicuramente, e continuiamo con i video della storia settimanali, della guida, ok? Grazie ancora a tutti e un abbraccio, alla prossima, ciao ciao.